sviluppato nel corso di questi 2 anni hanno innanzitutto confermato l'unitarietà della Cosa Nostra siciliana, e questo è emerso dalle interlocuzioni che noi abbiamo intercettato tra i rappresentanti della provincia e di Agrigento, del mandamento di Canicattì, con altri esponenti di Cosa Nostra delle province di Palermo e di Trapani. E l'altro dato che è emerso è che il latitante Matteo Messina Denaro è capo della provincia di Cosa Nostra trapanese, che ha saldamente nelle mani, ed è anche punto di riferimento nelle dialettiche che puntano al riconoscimento di posizioni di vertice o a risolvere questioni di affari illeciti, di questa componente agrigentina indagata che si rapportava appunto con il trapanese. Da qui la evidenza chiara che Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e va combattuta con uno sforzo unitario da parte dello Stato. In questo caso l'Arma dei Carabinieri ha operato in questa provincia con tutte le sue componenti territoriali e speciali.